Beatrice. Vieni, trasmetti. Trovata colonna nomade. Dispone di mitragliatrici. Mitragliatrici? E questo sarebbe il meno, eccellenza. Il guaio è che sanno servirsene. Quando i nostri rinforzi sono stati a tiro, hanno fatto una carneficina. Poi sono scomparsi dietro le colline. Brutta sorpresa, eh, Sanders? Boh, sorpresa fino a un certo punto, eccellenza. Il capitano Carrathers, in un suo rapporto tempo fa, mi segnalava delle mitragliatrici nelle montagne. Ma io non volli credervi. E feci male. Carrathers conosce il paese. Dov'è ora? Oh, in qualche punto del Passo di Doro. Agi, torni dalla Mecca tu. Sì, figlio. Laggiù ti sei acquistato gran merito. Non vorresti acquistarne ancora sfamando un povero uomo? È scritto nei libri. Lavora e sarai ricompensato. Vieni qua. Hanno rubato il mio mulo, quei briganti di Giandala. Hanno rubato il mio mulo, non ho più nulla, ho fame. Ecco. Sei un furfante, un vagabondo. Cerca lavoro al villaggio, non mendicare. Ma è scritto altresì. Chi darà cibo al povero acquisterà merito. Tieni, figlio mio. Allah misericordioso che tutto vede, ti ricompenserà. Vieni qua. Agi, se dai tutto il pane ai poveri, finirai col morire di fame. Per Peshawar. Otto nani. Ma sveglia di uscire per partire. Silenzio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nani. Avrei dovuto andare a piedi. Come non esserlo quando si allontani dai pettegolizzi delle donne? Andate al nord. Sì. Sanders mi ha detto di cercarvi e di prendere i vostri ordini. Sorvegliate le carovane al Passo di Doro. Armi. Mitragliatrici. E naturalmente munizioni. Io devo andare a Peshawar a far rapporto al governatore. Riceverete altri ordini col solito mezzo. Fortunato voi, Carrathers, che tornate nel mondo civile. Vorrei tagliarmi questa barba. Otto nan, potevo andare a piedi. Niente di nuovo, Zarulla? Sua eccellenza desidera vederlo immediatamente, vi aspetta. E nient'altro? Domani la signorina ci lascerà. Ma ci sono parecchie signorine a Peshawar. La nipote di sua eccellenza, Miss Brooke. Sua eccellenza darà un gran ballo stasera. Un gran ballo d'addio. Prego, signore. Capobanda è venuto a trovarmi, mi ha detto. Senti, Oldal, tu sei il solo fra tutti i tamburini capace di suonare in un'orchestra da ballo. Perciò voglio che questa sera tu venga da Sua Eccellenza il governatore per far danzare gli ufficiali e le loro signore. Oe, oe, tu laggiù, fammi vento!
Non obbligarmi a spellarti la schiena e i relativi dintorni. E dato che Sua Eccellenza il Governatore rappresenta qui Sua Maestà il Re, è lo stesso che se stasera io fossi invitato a suonare a Palazzo Reale. Order! Stavi fumando? Signor, no. Ricordi cosa ti ho detto che ti avrei fatto se ti avessi ritrovato a fumare? Signor, sì. E io quel che prometto mantengo. Signor, sì. Chinati! Signor, sì. Chinati! Ora, subito alla rivista. E ricordati, io ti spello la schiena e i relativi dintorni se sbagli solamente una nota. Signor, sì. Imbottisci il Severino con questo, Holder. Aspetta che ritorni. Holder. Signor, sì. Ricorda bene. Una battuta per il Foxtrot, due battute per il Walzer. Non una di più, se no altri 10 colpi. Signor, sì. Ho paura che la tua partenza ci lascerà tutti molto tristi, Margaret. Non temere, vi conforterete. Chiedo scusa, l'ho introdotto nel vostro studio. Grazie. Ne avrò per una mezz'ora. Fa tu gli onori di casa. Sì, sì. L'orchestra può cominciare? Certo. Prego. Avevo la precedenza. Scusate. È la guerra, allora. Si può ancora evitare. Dalla Siria all'Afghanistan si è andato creando un movimento che fa di tutti quei piccoli regni una confederazione ostile a noi. Sono pochi che predicano la guerra santa. E quei pochi fanatici non sanno adoperare la mitragliatrice e le batterie da montagna. E allora? Ancora non so, ma secondo me dovremmo far sentire la nostra influenza qui, dal Tokot, che si trova al centro di tutti questi stati di confine. Ma non è facile, Caratars. Il cane vecchio e gli altri ne sono certo glielo impediranno. Ha un figlio, Eccellenza. Quello che è stato educato in una nostra scuola. Già, il principe Azim. Il vecchio Khan lo adora e vorrà certo conservargli la successione al trono. Già. Credo che sarebbe lieto di firmare con noi un trattato che lo proteggesse. Studierò la cosa e vedrò di parlarne al viceré appena possibile. Ma stasera cercate di distarvi. Giocate. Giocare? Sicuro. Ah, grazie, eccellenza. Buonasera a tutti. Margaret, il vostro zio mi ha detto di venire a giocare. Quale gioco preferite? Il solitario, ma purtroppo siete da soli. Oh. Buonasera, Esther. Ciao, Caratars. Buona caccia? Sì, buonissima. Ebbene... Ve ne andate? Sì. Oh, mi dispiace. Finalmente di ritorno. A chi lo dobbiamo? Non vi sono più orsi in India? Io sono. Balliamo? Fate danzare l'orso. Si dice che stringono troppo. Stringono, osate? Lo devo. Tentar non nuoce. E sia. Partiste senza avvertire. Era l'ordine. Potevate scrivermi? No, vi assicuro. Ma è una cosa assurda. Io detesto l'India. Non conoscete l'India, Margaret. La vostra India è quella dei turisti, paese del Taj Mahal. La mia India è la frontiera. Margaret, non potreste amare con me questo paese a lungo andare? No, mio caro. Ma posso amar voi, malgrado questo odioso paese. Se è così. Non temete di compromettervi? No, eccellenza. No, zio. No, zio. Vedi, io resto in India. Bada, ti ho avvertita, è un giramondo. Non è il più adatto a una ragazza di casa. Del resto, lei non è una ragazza di casa, è... Insopportabile, testarda e capricciosa. È presuntuosa, sì, lo so. Ebbene, rischiate, Caratars. Grazie, eccellenza. I miei migliori auguri. Grazie, zio. Ma bisognerà affrettare le nozze, perché fra 2 settimane lui deve ripartire. Certo, Cot. Credo di sì. Avrete una missione. Le truppe inglesi sono giunte al Passo d'Oro, Altezza. Sono arrivati, Valfodar? Sì, Altezza. Posso andare a riceverle, padre? Sì, figlio.
E porta il mio saluto al capitano Carrathers. Grazie, padre. Questo è un giorno di festa per Tokot, Altezza. Certo, Vafadar. L'Inghilterra ci offre la sua amicizia. Se l'Inghilterra ci sarà amica, avremo la pace. Ah, certo. Meno male. Fa un caldo cane. Un caldo che? Fa un caldo cane a Tokot. Un poeta come te non dovrebbe suonare il tamburo. Ti starebbe meglio la fisarmonica. Eccola, quella è Tokot. Da lontano è carina. Ma sentirete che puzzo da vicino. Sentite? Questo è il tamburo sacro. Il vecchio campo facci sapere che siamo i benvenuti. Benvenuti, eh? Al coperto! Preparatevi! Sono il principe Asim, l'erede al trono di Tokot. Mio padre vi manda il suo saluto, ma vi prega di non giudicare la forza della sua amicizia dall'altezza del suo ambasciatore. La misurerei dalla lealtà del suo sorriso. E non ci avessero sparato contro. Allora questi cani la pagheranno. Mahmud! Lelegarad, Nanko! Tizur! Lelegarad, sub lelegarad! Salam, salam! Lelegarad, sapunya! Lelegarad! Portali via, uccidili. Ah, la giustizia è sbrigativa qui. Siede soddisfatto, capitano Carrathers. Aiutante, capitano. Vorrei parlare un po' con te. Scendi. Vieni anche tu. Non ti pare che sarebbe meglio trovare un uomo bravo e robusto che desse qualche buona spudisciata ai colpevoli? Sono già morti. Di già? Certo, li hanno fucilati. Da chi avevano avuto ordine di farci contro? Volevi farci uccidere? No. Volevo solo vedere se gli inglesi si spaventano davanti al pericolo. Te l'hanno insegnato a scuola che gli inglesi sono facili a spaventarsi? No. E chi te lo ha detto allora? Ma tutti a Tokot dicono così. E cos'altro dicono? Che prima bisogna avvindolare per bene gli inglesi. E poi li scateneremo contro una guerra terribile. Senti, e questa magnifica guerra ti piacerebbe? Certamente. Ma prima farò dare 5 scudisciate a ciascuno di questi uomini. Oh, no. Oh, sì, e anche un paio a te. Oh, no, capitano Carrathers. Ebbene, vuol dire che lo racconterò a tuo padre questo piccolo scherzo. A mio padre? Sì. Non ditegli nulla. Beh, se non lo dico a tuo padre, mi prometti una cosa? Che cosa? Mi prometti di dire sempre la verità? Sempre? Non sarà troppo facile. No, ho paura anch'io. Però... prometti di tentare, vuoi? Dire la verità. Tenterò, lo prometto. Molto bene. Ma nessuno a Tokot l'ha mai detta. Bene, impareranno da te. In colonna per due, avanti! Ehi! Gli inglesi avanzano dietro le colline. Tuo fratello si prepara ad aspettarli alla porta.
Suo figlio gli ha recato il tuo saluto. Chi sarà il nostro capo ora? Io, mio caro Mulak. Sei legato mani e piedi agli infedeli? Non ancora. La voce di Dio grida: bruciali, uccidili! E tu giochi con questi passatempi. Io posso incominciare la guerra anche stasera ed in battaglia rendervi invulnerabili contro i proiettili. Per 4 anni ho combattuto contro i turchi a Gallipoli e in Arabia. Ogni giorno ho udito i muezzin fare questa promessa. Ma gli uomini morivano ugualmente. È vero. Le vittorie non si ottengono con schiere di bruti capitanate da uomini fanatici. Le conquistano gli eserciti al comando d'un uomo capace. Può conquistarle un uomo solo. Per mesi ho viaggiato tutta l'India, ad Amra, Mortral, a Karachan, a Yada, Chilistan. Tutti con noi. Moltissime armi giungono dal passo di Doro. E gli uomini imparano a servirsene. In questi mesi tu che cosa hai fatto, Mulak? Io ho predicato la guerra santa. E io l'ho preparata. E so quando comincerà. Tu che sei un veggente, Mulak. Sai leggere nel futuro, vero? Mi basta guardare in una tazza di acqua pura. Guarda questa carta. E vedrai i miei sogni diventare realtà. Non vedo che macchie e segni. E vedo un'ombra, una marea di uomini. Stanchi, laceri, affamati, gli uomini liberi delle colline piombano sugli uomini grassi, placidi e molli, gli schiavi delle pianure. È la fine ormai per Tokot. Storia vecchia come il mondo. E vedo un fiume, il fiume Jeling, il Jeling che limitava il vecchio impero d'un tempo. Vedo le moschee e le cupole risorgere. I palazzi di Shalajai. Tuo fratello che rende omaggio agli inglesi. Quando gli inglesi lasceranno Tokot, penserò io a sistemare le cose con mio fratello. E con suo figlio Adi? Penserò anche a lui, non dubitate. Oh, ora tocca a te, Phil. Tieniti un po' più largo, ci riesci. Attenzione! Ecco. Si può sapere che fai? Io sono il tamburo. Ma lascia stare il tamburo. Ma lo sai che mi è stato regalato dal comandante in capo? Il comandante? In capo, sicuro. Ha comprato con i suoi risparmi e me l'ha dato lui in persona. Non lo toccare, se no vedi, eh? Io preferisco esserti amico, vuoi tu? Ce ne sono già molti, ma lascia le bacchette. Di per piacere, quando parli con me. Senti che roba. Mi stai in mente che a te bisogna darti una lezione. Avanti, in guardia. Non posso permetterti di colpirmi, sono un principe. Avanti, lascia le bacchette. Oh. Bafadar, Rajab. Ora ci penso io. Toh, prendi questo. Ora siamo amici, no? Beh, se la prendi così. E mi insegnerai a suonare il tamburo? Ma sì. Bravo. Sei un bel tipo tu. Guarda, devi fare così. Sua Altezza Mohammed Khan. Falla entrare.
Buongiorno, Carathers. Buongiorno, Ahmed. Sedete. Che novità? Migliori di quanto sperassi. Bene. Il Khan mi manda a dire che è pronto a firmare il trattato malgrado l'opposizione. L'opposizione di suo fratello, il principe Gul? Io non ho detto questo, Carathers. Avete paura? No, capitano, ma diffido. E vi consiglio di fare altrettanto. Gul è un gran pazzo, ha grandi ambizioni. Capisco e starò attento. Tante grazie, Mohammed Khan, ci avete reso un gran servizio. Buongiorno, capitano Carathers. Oh, principe Atin, cosa fai qui? Conoscete Bill Horder? Ah, credo di sì. Ho già avuto questo... Il capitano Carathers. Felicissimo. Ho chiesto a Bill di compormi un segnale speciale sul tamburo. Tutti i comandanti di reggimento ne hanno uno. Bill, fallo sentire al capitano Carathers. Ah, sentiamo, Horder. Eccellente, molto bene, Holder. Me ne servirò nelle grandi occasioni, oppure in caso di pericolo. Sicuro, già. Felice di averlo sentito, ma io ho interrotto la vostra lezione. A presto, principe Atin. Arrivederci, Holder. Ma che cosa ti succede? Oh, che paura. Non ho più una goccia di sangue nelle vene. Il mio governo stabilirà una guarnigione a Tokoto, nominerà un residente e proteggerà il vostro regno da tutti i suoi nemici. Dal canto vostro resta inteso che impedirete il passaggio di armi attraverso il vostro stato. E promettete un appannaggio per me, mio figlio? Un forte appannaggio per voi ed uno minore per il principe. Perché lui è piccolo. Già, già. Ma non sarà sempre piccolo. Perciò, capitano Carathers, l'appannaggio crescerà con lui, eh? Anno per anno, altezza. E ora devo dirvi addio. Partiamo per Peshawar oggi stesso. A ben presto. A presto. Bravo, magnifico. Che genio. Beh, addio, Azin. Stai bene vestito così. Non c'è male. Senti, Bill. Un giorno me la lasci provare questa roba? Soltanto per 2 minuti. Non ci sarebbe nulla di male, in fondo siamo alleati, solo che... Ti dispiacerebbe? Ah, non neanche per sogno, semmai sarebbe solo per il regolamento. Sai bene che quello che è mio è tuo. E quel che è mio è tuo. Sei un amico a prova di bomba. E tu sei il miglior compagno che io abbia avuto. buona fortuna, Bill. Ricordate, pensate al ragazzo e non fate errori. Thank you.
catturano. Vostro padre è morto. Gull e i suoi uomini ci stanno cercando per ucciderci tutti. Se non piangete, un uomo non deve piangere. Bisogna lasciare la città e nasconderci. Dove posso andare? A Peshawar. E aspettare la nostra ora. Quanto? Un nan. E quelle? Due nan. Due nan? Sì. Non voglio niente. Ehi, lanciolaio! Il tuo figliore è un ladro! Un demonio! Un mascalzone! Un ladro! Lascia tranquillo un momento, Credi che il pane piova dal cielo? E che i soldi nascano come i funghi, brutta canaglia? Oh, l'orecchio mi fa male. Sono desolato, altezza. Mai quanto me. Ma è pericoloso guastarsi coi vicini. Andate a portare queste scarpe. E ricordatevi, fate attenzione. Non temete, Vafadar. Starò bene attento. Sarebbe sposata già da due mesi. Vieni a prendere il tè. Oh, grazie, Margaret. Ci sono novità per te. Che cosa? Gravi disordini a Tocco. È stato assassinato il vecchio Khan. E suo figlio? È scomparso, probabilmente nello stesso modo. Oh, povero ragazzo. Il nuovo principe ha inviato un messaggio, promettendo di osservare il trattato firmato da suo fratello. Io non mi fiderei. Non ho nessuna ragione per credergli. Tu ti recherai là come residente, primo perché ti meriti questa promozione, ma soprattutto perché sei l'uomo più adatto. Grazie. Ma, Margaret, tu sarai la sola europea laggiù. Già altre donne l'ha fatta in India. No, io ritengo che sia molto pericoloso. So i doveri che ha la moglie di un ufficiale. Sono orgoglioso di te, Margaret. Ma che bella sorpresa. Il mio cuore e il mio tamburo non batteranno più. Ti fa davvero piacere, Bill? Oh, ma sicuro. Ma perché ti sei camuffato così? Se tu sapessi, Bill, mio padre è stato assassinato. Assassinato? Sì, da mio zio. Oh, mi dispiace, Azin. Ma come mai sei qui se tuo padre è stato... Vogliono uccidere anche me. E così sono fuggito con Vafadar. Lui fa il calzolaio, Dio serve i clienti. E sei tanto sereno? Così vuole Allah. Sei un bel fenomeno, Azin. In questo paese siete tutti così. Potessi somigliarti. Sì, forse nei pasticci, Bill. Oh, i soliti guai col tamburo maggiore. È bello l'esercito, ma con lui è insopportabile. Ma dimmi, vuoi restare garzone di calzolaio, tu un principe? Forse tu puoi aiutarmi, Bill. Ma figurati. Anch'io vorrei diventare tamburino nel vostro reggimento. Oh, non sarà possibile. Ma l'altra volta ho suonato bene. Per un principe, sì, ma un tamburino è un'altra cosa. Suono male? Sei un dilettante, Azin. Non ci siamo che noi professionisti a capire l'orrore di questa parola. Ma sai che devi fare? Va a trovare il capitano Caratas. Abita nella prima casa, in fondo alla strada. Non posso. Da che sono nato la mia vita è minacciata da mio zio. Mi devo nascondere. Oh, io devo andare. Aspettami qui se vuoi trovarmi. E anch'io verrò a cercarti qui. Ciao, Azin.
Azim. Lasciami, lasciami! Cosa volete? Quel ragazzo è mio. È mio. L'ho visto entrare in casa vostra e allora... Vi prego, rendetemelo. Non fate il pazzo! Muhammad, Zerulà! Dammi delle fasce. Fa vedere. Ti duole? No, posso muoverlo. No, no. Adesso non mi richiama. Fatti forza se ti farà un po' male, eh? Sei l'uomo del principe Azim? Sì. È al sicuro. Avvertiamo la polizia. Allora, non qui. Perché mi fissi in quel modo? Non hai mai visto una donna? Perché? Hm? Perché siete coraggiosa e molto buona. Tua madre sarà buona come me. È morta quando io sono nato. Povero figliolo. Ma perché quell'uomo ti ha ferito? Perché è uno dei miei nemici. Buonasera, capitano Caratas. Principe Azim. Questo è il figlio del Khan di Tokot. Ah, piacere. Onore mio. Mi diceste di ricorrere a voi, capitano Caratas, in caso di pericolo. Eccomi qua. La vostra signora mi ha salvato la vita. Oh, no, caro. Gli ho soltanto medicato il braccio. Poi ho pensato che i bambini hanno sempre fame. Beh, su, rimettiti a tavola e continua. Allah vi compensi di quanto avete fatto. Ora è meglio che ce ne andiamo. Restate nel mio accampamento, sarete più al sicuro. No, se sapessero che siamo amici, i nostri nemici vi attaccherebbero. D'ora in poi dovremo nasconderci più di prima. L'uomo che l'ha ferito tenterà ancora ad ucciderlo. L'uomo che l'ha ferito non ci proverà più. Spero che siate contento. Arrivederci, principe Azim. Arrivederci, capitano Caratas. Ricordate che se anche farò ritorno tra i vostri nemici, noi saremo amici. Grazie, capitano Caratas. E permettetemi di dirvi che nel nostro paese chi non è prudente muore. Spero siate prudente. Farò del mio meglio. Rammentatevi che siete in un paese alleato e che bisogna trattare la popolazione con rispetto, specialmente le donne. Sentito, Kelly? Sì, sergente. E non dimenticate che questa gente ha usi e costumi diversi dai nostri e che sarete maleducati a mostrare che noi siamo più bravi di loro in fatto di box. Capito, Kelly? Sì, sergente. E sappiate che in questa zona le donne usano coprirsi la faccia con un velo. E che non si guarda sotto il velo, capito bene, Kelly? Sì, sergente. Ottimamente. Allora, riposo! Sua Altezza il Khan verrà a fare visita a Sua Eccellenza alle 3. Bene,
Ditelo a Sua Eccellenza. Non occorre, ho sentito. Posso dirvi qualcosa? Ebbene? Beh, non è che una visita di dovere, ecco tutto. Così? Subito dopo il nostro arrivo? Oh, andiamo. Infatti è un gesto molto riguardoso, ma questo non potrà certo impedirgli di sgozzarci al momento opportuno. Ma perché sgozzarci? Se avesse questo piano non avrebbe accettato il trattato né tollerato che inviassimo qui un residente. Non dovete dimenticare che quest'uomo è molto astuto, è terribilmente ambizioso, ha ucciso suo fratello ed è capace di ben altro. E tu che farai? Io farò di tutto per impedirglielo. Quest'uomo ha pagato molto caro il potere. Ora vorrà goderselo, non rischierà. Comunque, fra pochi minuti gli renderete omaggio. Col mio solito tatto diplomatico. Un altro whisky? No, grazie. Escort! Battaglione! Attenti! Queste truppe sono la vostra scorta, capitano Caratas? O sono truppe di occupazione? Vi abbiamo già assicurato che il mio governo si atterrà ai patti proteggendovi dai vostri nemici. Ora capisco. Vostra Altezza vuol farmi l'onore di passare in rivista le truppe? È un gran privilegio ispezionare le forze dell'Inghilterra. Abdullah! Mia moglie, Altezza. Signore, nel nostro paese abbiamo giardini con fiori bellissimi, profumati e delicati. Ma il più bello di tutti si trova ora nella residenza. Grazioso complimento. Voi non dite cose di questo genere, Maggiore? Oh, non ci sono mai riuscito. Dovrei imparare, non è vero, Altezza? I vostri compatrioti non vogliono riconoscere fra le nostre virtù la più preziosa, che è la nostra umile ammirazione per la bellezza. Ma noi abbiamo una passione in comune, capitano Caratas. C'è una partita di polo, Inghilterra contro Tocotta. Noi non siamo della vostra forza, ma ci misureremo volentieri. Sai, è proprio in questo paese che è nato il gioco del polo. Ah, davvero? La sola cosa che l'Inghilterra abbia imparato da noi. Avete fama di essere il re dei giocatori di polo. È tempo che io vada, prima che la nostra ospite mi confonda coi suoi complimenti. Signora, bacio i vostri piedi. Sono vostro schiavo. Che ne dici di questo uomo, Zarulla? Ambiguo. Accetta l'amicizia che gli offriamo, la protezione dei nostri soldati, eppure non sembra contento di vederli. Perché? Certamente si trama qualche complotto nel palazzo. Col vostro permesso, Eccellenza, vorrei vedere cosa accade. E come? Entrando nel palazzo. No, no, Zarulla, è pericoloso per te. Se indugiamo, la cosa diventerà pericolosa per tutti. Mi sono fatto molti amici quando venne qui la prima volta. Lasciatemi andare. Eh sì, ma non fidarti di nessuno. Se ti scoprono, sai quello che ti aspetta. Attenzione. Grazie, Eccellenza. My true love will never meet again on the bonny, bonny banks of Loch Lomond.
Signora Carathers, siete la più grande vivandiera che esista. Davvero? E da quando? Del porto. Dopo il pranzo alla residenza è passato alla storia. Se permettete farò un discorso. Su che, sul porto? No, su vostra moglie. Bene, benissimo. Signora Carathers, brindo in vostro onore. Brindo a tutte le mogli che accompagnano i propri mariti fino ai più lontani avamposti, portando con loro la grazia e la dolcezza della vita che si lasciano dietro. Alla signora Carata. Alla signora, signora Carata. Halt! Chi va là? Un amico. Avanti, dai la parola d'ordine. Tamburi. Va bene, puoi passare. Quindici mitragliatrici, hai detto? Sì, 15, eccellenza. Mentre giocherete al polo domani, un altro convoglio porterà munizioni attraverso il passo di Doro. Già, capisco. Sei entrato nel palazzo? No, signore. Devo farmi altri amici prima di riuscirci. Molti qui credono ancora Gul'kan un usurpatore e sperano che il principe Azin e Vafadar riprendano il potere. Sta bene, Zarullah, grazie. E rammentati di quello che ti ho detto. E tu credi di ingannare gli inglesi? Ne sono certo. E di riuscire a scacciarli di qua? Ti dico che l'impero delle Indie fra poco sarà smembrato. Non vuoi dunque nulla per te? Mi rifiuto di uccidere e di distruggere. Mi rifiuto di tradire gli amici. E se occorrerà, mi opporrò con tutte le mie forze. Senti, Mohammed Khan. Siete liberi tu e il popolo di seguirmi o no. Ma se tu cercherai di avvertire i tuoi amici inglesi dei miei piani per la festa di Murat, morirai senza poter lanciare un grido. Sono stato chiaro? Lascerò Tokot domani mattina. Devo parlarti. Sì? E dove? A mezzanotte alla porta dietro la residenza. Va bene, Dado. È strano, dottore. Ho saputo che il gioco del polo ha avuto origine in India. Esatto. In India è un gioco, in Inghilterra è uno sport, in America una professione. Bisogna tenerlo d'occhio. Come il vento oggi. Ho provato un piacere straordinario a vederti giocare con i tuoi amici inglesi. I miei amici inglesi? Vieni con me, Mohammed Khan. Vorrei dirti quali sono i miei piani. Mentre si giocava a polo e tu parlavi col capitano Carathers, la mia ultima carovana entrava a Tokot. Guarda che ha portato. Colonnello Grego. Ai vostri ordini, Altezza. Cosa ci ha portato l'ultima carovana? 6 mitragliatrici, 600 fucili e munizioni, Altezza. Mitragliatrici per far divertire i tuoi amici inglesi. E un pezzo di corda per te, traditore. Portatelo via. Caro. Margaret, credo sia necessario partire stasera. È meglio che tu ti prepari. Partire? Lo devi.
E dove andiamo? Partirai tu, Margaret, io devo restare. Ma dirò a Mohammed Khan di condurti nel Cile. E se rifiuto di lasciarti? Renderai più difficile il mio compito. Tutto dipende da ciò che Mohammed Khan ci dirà. Se occorre, bisognerà che tu parta. No. La miglior cosa che tu possa fare per aiutarmi è di andare, capisci? Aya! Il mio bagaglio. Aspettavate Mohammed Khan, vero? Altezza? Sono venuto io perché lui non poteva. Ma il vostro disappunto è tale che non mi offrite neanche ospitalità. Vostra Altezza è sempre il benvenuto. No, no, vi prego, non vi incomodate. Signora, ma che scena di pace. Un angolo d'Inghilterra in questa solitudine. Un caminetto e un whisky. Sua Altezza viene a dirci che Mohammed Khan è stato trattenuto. Ho avuto un po' freddo aspettando che a mezzanotte mi aprissero la porta. Un whisky e soda? Grazie. Chissà se Mohammed Khan l'avrebbe accettato. Perché no? È quasi inglese lui, di educazione, di sentimenti. La nostra religione proibisce l'alcol, ma che gliene importerebbe a lui se non stesse tanto male? Va bene? No. Che cos'è? Si è forse strapazzato un po' cavalcando con vostra eccellenza. Mandiamogli il dottor Murphy, lo curerà. Il dottor Murphy? È un miscredente. Quando noi siamo stanchi o malati, scriviamo una preghiera su un pezzo di pergamena e la facciamo bruciare. Spesso senza alcun beneficio. Si muore lo stesso. Brindo alla vostra salute. Che cos'è? Il segnale. La grande festa comincia. Per 5 giorni e 5 notti i fuochi arderanno, le preghiere si eleveranno. E quando il tamburo sacro suonerà di nuovo dalla torre di Tokot, la grande festa sarà finita. Per rendere questa ultima notte memorabile negli annali del mio paese, io mi propongo di dare un banchetto nel mio palazzo. La vostra presenza lo renderà più solenne, capitano Karata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ordine, Altezza. I miei rallegramenti. Grazie, Altezza. Abdul Fakir. Altezza. Levate i sacchi di sabbia e i fantocci. E mettete quella tavola a posto. Subito, Altezza. Nikado. Geldi, Geldi. Geldi, Nikado. Geldi, Geldi. Altri ordini, Altezza. Perché non piazzate una mitragliatrice alla... Subito, Altezza. Mandate un'altra mitragliatrice qui. Sì, Altezza. Piazzatela qui.
Ora i sacchi di sabbia. Vedi quelle panche blu? Sì, altezza. Ma non vedi quello che vedo io? Quelle panche stipate di truppe britanniche. Le truppe di Sua Eccellenza il Capitano Carata. Su, parla. Le tribù si adunano a Tocot per la festa di Muharram, ma preparano la guerra. E contro chi? Gli inglesi. E questa è la buona notizia? Sì, una buona notizia, Altezza. La ribellione avrà inizio col massacro dei componenti e la residenza. Del capitano Caratars? Sì. E di sua moglie? Tutti quanti. E perché? Essi devono morire. Le tribù si solleveranno al segnale di Ghul solo se vedranno che gli inglesi non saranno forti. Gli inglesi che sono qui a Beshamar partiranno per vendicare i loro morti. E l'usurpatore Ghul, assassino di vostro padre, sarà giustiziato. E vostra altezza potrà salire sul trono. Non ci resta che attendere qui gli avvenimenti. E che i miei amici siano assassinati? Sono degli infedeli. Così vuole Allah. Sono amici miei. Quando sarà dato il segnale? La quinta sera della festa. Sette giorni di attesa. Sette giorni soli e il trono di Tocot sarà vostro. Silenzio! Aspettatemi. Tutti e due. Cosa c'è? Chi è questo chiasso? Hai bisogno di me? Bill, devo vedere il governatore. Chi? Sua Eccellenza il governatore. Ehi, ma non sei mica impazzito. Sei in te? O hai bevuto? Devi condurmi dal governatore, devo parlargli. Oh, al massimo posso condurti dal sergente Cox. Grazie, Bill. Ma se mi hai preso in giro, mi schiaffa dentro. Dici che è proprio il Khan di Tocot? Sì, sergente. Devo vedere il governatore. Conducetemi da lui. Cercherò di parlare col capitano Carville. Ma se mi prendi in giro, mi schiaffa dentro.
Avanti. Andiamo. Alla salute del re. A sua maestà il re imperatore. Evviva! Dirò al colonnello. Ma se mi prende in giro, mi schiaffa dentro. Io ci provo, ma se vuol prenderci in giro, mi schiaffa dentro. Sta bene, capitano. Signor sì. Che c'è? Il brigante che regna Tokkot. Di chi stai parlando? Di Gul, mio zio che ha ucciso mio padre. Santina. Vuole ammazzare il residente inglese. Ammazzare il residente, niente di meno. E perché questo? Per dimostrare alla tribù delle montagne che gli inglesi non sono poi tanto da temere. Ed ha invitato tutti i capi delle tribù a Tokkot perché possano rendersene conto. Li ha convocati? Sì. In gran segretezza, suppongo. In gran segretezza. E ha convocato anche te? No, no. Allora come lo sai? Il popolo di Tokkot è fedele a me. Ed uno dei miei servi mi ha avvertito. Inviassi delle truppe a Tokkot, tu naturalmente saresti subito proclamato re. Se io non volessi che questo, mi basterebbe aspettare che li assassinino tutti. Invece sono qui perché ho l'intenzione di salvarli. Ma se è contro il tuo interesse, perché fai questo? Il capitano Caratars è un mio caro amico. E la signora Caratars è stata buona con me. Non mi credete? Credete che io mentisca? La signora Caratars mi ha salvato la vita. Non lascerò che l'ammazzino così. La signora Caratars è cara anche a me. Ma capirai, non posso crederti sulla parola. Debba avere una conferma prima che io possa ordinare una spedizione. Può nascerne una guerra. E se risulterà che non era necessaria? Vi schiafferanno dentro. Eh? L'ha sentito dire da me, eccellenza. Ah. Ci schiafferanno dentro tutti, dal primo all'ultimo, dal viceré fino al tuo amico tamburino. Ma la signora può essere uccisa se tardate. È bene che tu resti nella caserma stanotte. No. Il colonnello ti accompagnerà e se occorrerà ti chiameremo. Quando è così mandatemi a cercare a Tokkot. Ehi, ferma! Vieni qua! Vieni qua! Sei venuto a cavallo? Sì, Altezza. Allora andrò a cavallo anch'io a Tokkot. Voi due procuratevi degli altri cavalli e seguitemi subito. Voi non andrete a Tokkot. Avete detto tutto il governatore. Sì, gliel'ho detto. Ma non ha voluto credermi. Tanto meglio. Così vuole Allah. Non dovreste esporvi. Vostro zio ha molte spie. È un uomo perfido. Se vi acciuffano, vi uccidono. Com'è vero che il sole si leverà domani? Restate qui ad aspettare. No, io vado a Tokkot. Restate qui. Vi impedirò di partire. Me l'impedirai? Quando mio padre fu ucciso, perché mi salvaste la vita? Perché? Perché siete il legittimo erede al trono. Ebbene, se sono il legittimo erede al trono, obbeditemi. Devo parlare all'ufficio di servizio. Nessuno può passare, per nessuna ragione. Devo passare. Ma devo... Andate, caporale. Devo mettermi a contatto col governatore. Brutte notizie. Brutte, bruttissime, da Tokkot. Al palazzo del governo? La quinta sera della gran festa, il capitano Carater sarà invitato al banchetto, nel palazzo del Gul Khan. Alla fine della festa incomincerà il massacro.
E il massacro sarà il segnale della rivolta di tutti gli stati limitrofi. In quanto tempo una colonna può raggiungere Tocot? 2 battaglioni, 1 batteria alla montagna. Più neve sul passo di Doro. Prendendo questa strada, se tutto va bene, possiamo essere là in 4 giorni. E mancano 4 giorni alla fine della festa. Quando partirete? All'alba, eccellenza. Avete accettato l'invito? Potevo rifiutare. Che cosa avreste fatto voi? Io ho rifiutato l'invito per tutto il distaccamento. Così i 200 uomini che resteranno potranno proteggere i 50 che andranno. È una buona precauzione. Ma non era meglio rifiutare del tutto questo invito? No, neanche a pensare. Già, sarebbe stato un insulto. Sarebbe un argomento di più per la sua propaganda. Sicuramente direbbero che i bianchi hanno paura di essere avvelenati. Ecco. Vedete, nel gioco della politica internazionale sono le canaglie che hanno le carte più insidiose. In ogni caso abbiate cura di Marco. Oh, certo. Grazie, so che posso contare su voi. Invitati a una festa dal Candito Co. Sarà vostro dovere tenere alto il prestigio delle truppe britanniche. Hai sentito, Kelly? Signor, sì. Un'altra cosa. Al banchetto nessuno di voi berrà liquori. Invece berrete acqua. Vi farà bene a tutti. E te? Te verde o giallo, a volontà. Perciò il primo che dirà vorrei un doppio whisky sarà portato subito dal capitano e schiaffato dentro. Hai sentito, Kelly? Signor, sì. Saremo ospiti del Khan, che è un principe maomettano. Di conseguenza, chi sarà pescato a pavoneggiarsi davanti alle porte dell'harem, avete capito? Sarà punito severamente. Hai sentito, Kelly? Signor, sì. E per finire, qualunque sia il divertimento che vi venga offerto, mostrate di gradirlo. Anche se vi annoierete e se lo stomaco vi si rivolterà. Voglio vedervi tutti con la gioia negli occhi. Kelly, sai cos'è la gioia negli occhi? Signor, sì, quella che avete voi quando minacciate di schiaffarmi dentro. Silenzio! Compagnia! Aditi! Lasciatemi venire con voi. Grazie. Ma è meglio che restiate qui. Nescott è troppo giovane per prendere il comando. Siamo stati invitati a farci assassinare. Mi dispiacerebbe solo per questa bella cravatta se ci uccidessero. Ecco fatto. È stupendo. Capisco perché vogliono farlo. Ma se credete che sia un'imboscata, perché vi prestate al gioco? Non vi lamentate di Luigi Caragnoli? Sì. Era il nostro residente a Tabù. Sì, tanti anni fa. Una 60 d'anni fa. Ah, un po' prima che arrivassi io. Fu massacrato con tutta la sua scorta, credo. Anche lui sapeva che lo attendeva un'imboscata.
E ci andò. Sì, ma era riuscito a scamparla parecchie volte prima di essere sconfitto a Khartoum. Esatto, e il risultato fu che Kitchener conquistò il Sudan assicurandoci la pace per due generazioni. È tradizione che noi si cominci sempre la colonizzazione di un paese col sacrificio di uno dei nostri rappresentanti. Come nostro rappresentante a Tokot, trovo che siete molto, molto simpatica. Sapete altre storie del genere? Sì, ne so una molto più bella. Avete presente la campagna di Seatral nel 95? Sì. Sir George Robertson, nostro residente, restò assediato per mesi, ma difese la residenza finché non arrivarono i rinforzi a liberarlo. Per questo voglio che restiate qui. Bene. Siete pronto? Andiamo. È un istante. Avete l'alta uniforme per i banchetti ufficiali? Benissimo. Ma aspettatemi un momento, saluto mia moglie. Sì. Margaret, cara. Tra qualche ora la festa sarà finita e tutto sarà tranquillo. Ma sei sicuro che non accadrà nulla alla festa? Assolutamente. Quando ho accettato l'invito ho messo come condizione che la strada da qui a palazzo fosse sgombra fino al nostro ritorno. Ma che ne è successo di Mohammed Khan? Mi ha promesso che ci saremmo visti stasera. Quando? Dopo la festa? Sì. Il tamburo sacro suonerà 3 volte prima di mezzanotte. E tutto sarà finito? Mm. Sta tranquilla, tutto finirà bene. Sì, ti aspetterò. Addio. Buonanotte. Buonanotte. Avanti, sergente. Ricordi la cosa più importante, vero? Sì, certo, il segnale. Appena lo sentirò farò suonare la dunata nel cortile del palazzo. Sì. E occhi aperti, eh? Non teme. Buon divertimento. Grazie. Si sa bene che in Oriente è considerato un omaggio verso l'ospite. Un complimento per mostrare che si è soddisfatti della serata. Soddisfatti del pranzo, non della serata. Il più bello deve ancora venire. Tutto in ordine, dottore? Credo di no. Venite qui. Non c'è neanche un servo in casa. Oh, li hanno chiusi. Capisco, forse loro hanno messo il telegrafo fuori uso. Cosa? Sì, ci sarà un attacco questa notte. E Margaret lo sa? Ancora no.
quando sono stato a Londra e a Parigi, i vostri balli mi hanno fatto l'impressione che fossero indicibilmente volgari e barbari. Forse Vostra Altezza pensa che le donne non debbano danzare con gli uomini. Ma per gli uomini sì. Secondo voi, danzando con le donne, gli uomini ci rimettono in dignità? No, ma le donne perdono la semplicità. Noi crediamo all'eguaglianza dei diritti. All'eguaglianza dei diritti? Avete mai visto un agnello persuadere una tigre a vivere in pace con lui ed a rispettare l'eguaglianza dei diritti? E un fucile ha forse un uguale valore di una mitragliatrice. No, no, signori, restate seduti. Non è che il primo segnale questo, e come sapete, è l'ultimo quello che conta. Scozzesi, Altezza, con le famose cornamuse. Vorrei vederle da vicino. La vostra civiltà non ha saputo inventare altre danze e altre musiche? Ma sì, sì, fra poco ci sarà il terzo segnale. Non appena la festa sarà, anche il tamburo sacro tacerà. Allora vi irriterà il silenzio. Mi assicuro che m'ha esasperata abbastanza. Beto, l'allarme!
Mohammed Khan. Muoio. Ho promesso che l'avreste visto. Volete chiacchierare un po' con lui? Ma temo che non sia troppo loquace. Salveremo. Io avrei dato la mia vita per avvertire in tempo il capitano Caratars. Ma purtroppo è tardi. Abbiamo udito il segnale. Altrimenti i nostri uomini sarebbero stati massacrati. Avete rischiato la vita per noi, principe. Avete avuto coraggio. Siete stato buono. Voi mi avete aiutato senza sapere chi fossi. Adesso io aiuterò voi. Non piangete. Salverò vostro marito. Credetemi, lo salverò. L'avete torturato. Potevate avere il coraggio di ucciderlo. Avrò bisogno di lui. E non uccidete me per la stessa ragione, vero? A che vi servo? Ho una gabbia vuota. Vi ci metterò dentro. E vi farò percorrere tutte le montagne intorno. Così le truppe vedranno che degli inglesi non c'è da aver paura. Siete un pazzo, ma tornerete in voi uno di questi giorni. Prima di allora voi scriverete un ordine, Caratas. L'ordine di evacuare la residenza. Prometto un salvacondotto alle truppe. Un salvacondotto? Furfante, avete sparato su di esse a tradimento. Scrivete, Caratas, o tacerete per sempre. Uccidetemi se volete, ma io non firmerò mai quest'ordine. E non fatelo firmare da altri perché... No, non parlare piano, parla forte. Sembra che gli inglesi abbiano passato la frontiera. Dagli ordini, suona l'allarme, presto, presto, presto. Sentite, capitano, io vi giuro che se quelle truppe arriveranno fin qui, vi taglierò la testa e la getterò fra gli zoccoli dei loro cavalli. Al passo a settentrione. In due giorni saremo nel Turkestan e fra non molto sono sicuro di tornare più forte di prima. Portalo via. Servalo bene. Col denaro si ha il potere.
sia tutto. Noi non possiamo perdere. Su, va. Vado. Mustafa. Con i tuoi uomini scendi nei sotterranei. Taglia la testa ai due prigionieri. Brigati. Lasciano Tocot, ma io sono felice di sapere che i miei migliori amici rimarranno qui ancora un poco. Principe Azim, Altezza, vi prego di passare in rivista le nostre truppe prima della partenza. Con grande piacere, Eccellenza. Dopo di voi, signora.